è appena terminata, guardate, proprio in questo istante, eravamo in live, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta alla Juventus. E avevo bisogno di parlarne insieme a voi. Ho chiuso la diretta in fretta e in furia per essere pronto a discutere insieme a voi di tutto quello che è stato detto, domandato al nostro allenatore, che è stato detto dal nostro allenatore, eccetera, eccetera. Mi sono segnato tutto e abbiamo una discussione importante da fare. Come al solito vi chiedo il supporto di un mi piace, di un'iscrizione, di un commento. Se avete già visto la conferenza stampa, fatemi sapere le vostre impressioni a caldo qui sotto e poi modificatele dopo aver ascoltato quello che ho da dirvi. Hanno parlato prima Scanavino e Giuntoli, vi riassumo un po' quello che è stato detto. Scanavino: benvenuto Thiago Motta, un allenatore giovane, ambizioso e determinato. Si è unito a noi al termine di un'importante stagione a Bologna e ci aiuterà a proseguire il percorso di crescita di squadra in competitività e sostenibilità. Avremo 5 competizioni, quindi molte partite, praticamente sempre 2 a settimana. Dobbiamo essere competitivi al massimo senza porci limiti, e fin qua ero gasatissimo, e poi arriva dicendo l'obiettivo minimo è qualificarci in Champions. Com'è possibile passare da competitivi al massimo senza porci limiti e poi parlare dopo 2 secondi di un obiettivo minimo? Io non posso farcela, veramente. Questi non sono i presupposti per iniziare una linea comunicativa. Infatti mi fa piacere che né Giuntoli né Thiago Motta abbiano seguito questa linea guida. Ragazzi, non esiste che si parli di obiettivi minimi, cioè almeno stavolta si è detto minimi e non l'obiettivo della stagione, minimi, come è normale che sia, e non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Io non ne posso più di sentire la parola minimi associata alla Juventus, a maggior ragione quando 2 secondi prima si dice che bisogna puntare sempre al massimo e senza limiti. Come si può essere senza limiti puntando al minimo? Non si può. Quindi lasciamole da parte ste robe qui, per cortesia, prima che ci rovinino un'altra stagione dal punto di vista comunicativo. Lasciamola da parte. Come ha detto Thiago Motta, il passato è il passato, non lo guardiamo più, guardiamo in avanti, con grande positività ed entusiasmo. Queste sono alcune delle parole chiave di Thiago Motta. Poi è arrivato Giuntoli, che ha detto delle cose molto interessanti. Scanavino non mi è piaciuto, ha rovinato tutto con l'ultima frase, secondo me, però qui è mia lettura personale. Giuntoli: grazie a Thiago e in bocca al lupo. Voglio fare il punto sul mercato. Sono stati ceduti 4 calciatori, Iling, Barnechea, Caio e Ken. Caio Ken. Sono arrivati invece 3 giocatori, speriamo 4, De Gregorio, Douglas Luiz, Thuram e speriamo Cabal, che sta facendo le visite mediche, quindi vecchio cuore giunto lì che nasconde. Voglio chiarire il discorso legato ai fuori rosa. Preciso che tutti fanno parte della Juventus e sono tutti bravi calciatori, ragazzi straordinari. Vorremmo fare una squadra competitiva con un occhio ai conti, quindi naturalmente ci saranno sviluppi. Vogliamo puntellare ancora la squadra con un calciatore per reparto per dare al mister il massimo in questo momento, il massimo di quello che possiamo offrire. Quindi almeno altri 3 colpi, ma secondo me sono anche pochi. Giunto dice così, ma secondo me 3 colpi sono ancora troppo pochi. Ne servono altri. E poi c'è l'ufficialità: grazie a Rabiot, il contratto è scaduto il 30 giugno, gli auguriamo un felice futuro professionale e non. Quindi abbiamo ufficiale Rabiot fuori dalla Juventus, l'anno prossimo non giocherà con noi, comunicato, parole e musica di Cristiano Giuntoli. E poi finalmente passiamo al piatto forte, e cioè la conferenza stampa di Thiago Motta. La domanda, la prima: sensazioni più accoglienza, che cosa ha provato in questi giorni? E allora Thiago Motta dice: ringrazio Maurizio, Cristiano e la vostra presenza, quindi ringrazio i giornalisti presenti. Sono contento, felice e soddisfatto di essere arrivato a fare allenatore di un club storico ambizioso come la Juve. Ho la convinzione che oggi si apra un ciclo molto interessante. Sono stati giorni bellissimi, la struttura è fantastica, le persone sono preparate e ci stanno aiutando molto. Ringrazio anche i tifosi per l'accoglienza, sono molto contento di essere qui con voi. Un Thiago Motta deciso, determinato. Ho visto in lui veramente gli occhi di una persona che sa quello che vuole, sa quello che deve fare, quello che vuole fare, quello che gli è stato chiesto. Poi ovviamente ci sarà un percorso relativo al campo, sarà il campo a dirci se questa cosa si concretizzerà oppure no, però dal punto di vista dell'approccio mi è sembrato veramente concentrato, pienamente immerso all'interno del mondo Juve, serio, senza la volontà di fare lo splendido, fatemi passare questo termine, non c'è stata una volontà di Thiago Motta di farsi amici alcuni tifosi o alcuni giornalisti, alcuni addetti ai lavori. Ha parlato di quello che è il suo lavoro, di quelle che sono le sue volontà, di quello che è la sua visione, di quelli che sono i suoi obiettivi, che possono cambiare, che devono cambiare a seconda del momento. Questa è stata la volontà di Thiago Motta, questi sono i messaggi che ha voluto passare Thiago Motta. Come si immagina la sua Juve?
orgoglioso e felice dopo ogni partita anche insieme ai nostri tifosi. Significa aver dato il nostro massimo e questo voglio vedere sempre. Quindi questo è il primo punto di Thiago Motta. La Juventus deve essere orgogliosa di essere la Juve. Noi dobbiamo essere felici dopo le partite, i tifosi devono essere felici dopo le partite. E me lo auguro anch'io, guarda, questo è il più grande augurio, sposo pienamente questa visione perché è la cosa migliore questa qua. Essere felici dopo le partite significa che le cose stanno andando bene. Quindi domanda, anzi risposta perfetta alla domanda. La scelta del progetto Juve e gli obiettivi. E Thiago Motta dice, un club ambizioso e storico. Sono arrivato al momento giusto per aprire un nuovo ciclo. Sono felice di essere presente e partecipare. Gli obiettivi sono prepararsi bene. Dobbiamo concentrarci al massimo durante la preparazione. Quando arriveranno le partite, dobbiamo essere pronti a affrontare ogni squadra e competere in ogni partita. Poi vedremo. Questo è quello che voglio sentire dall'allenatore della Juventus. Non voglio mettere già il paletto. Non dobbiamo essere già arrivati all'arrivo, non dobbiamo sapere dov'è la bandierina che sventola. Dobbiamo arrivarci a quella bandierina lì. Per arrivarci ci sono le partite. Ragioniamo sulle partite. Ragioniamo sul pallone. Questa è la cosa importante. Cosa la sorpresa della Juve? È una frase per racchiudere il senso di questi 3 anni. E Thiago Motta dice, ero convinto di arrivare a un club fantastico, ma la continassa è davvero super. I 3 anni verranno affrontati giornata dopo giornata con grande entusiasmo ed energia positiva. Vogliamo giocare più partite possibili, significa che staremo facendo bene. Energia positiva. Energia positiva. Ci aiuterà questa roba, eh? Io ve lo dico già da adesso. Ragionare in maniera positiva ci aiuterà. E quindi voglio veramente farmi rapire da Thiago Motta e voglio dare grandissima, totale fiducia nel progetto Thiago Motta. Mi piace. Alla Juve bisogna vincere. Si sente responsabilizzato? Il concetto di vincere è sacrosanto e sono d'accordissimo. È una cosa che nelle grandi squadre non cambia. Sento la responsabilità ed è bellissimo. Oggi non cambierei questo posto di allenatore della Juventus con nessun altro. Voglio trasmettere entusiasmo e motivazione per affrontare ogni partita al massimo e competere con chiunque. Un po' mi commuovo, vi dico la verità, perché noi siamo partiti l'anno scorso, cioè io qui si è invertito il mondo. Cioè qua si è proprio girato, capovolto il mondo. L'anno scorso ma l'Inter, il Milan, il Napoli c'ha le rose più forti, c'ha i giocatori più forti e noi giocheremo per arrivare in Champions. Qui invece affrontare ogni partita al massimo, competere con chiunque con entusiasmo e motivazione. Dal punto di vista comunicativo stiamo parlando di due mondi agli antipodi. Proprio rivoluzionato il modo di comunicare. L'Allegri Bis dal punto di vista comunicativo è stato un disastro e quindi apprezzo tantissimo che Thiago Motta stia toccando queste corde, perché sono le corde che volevo sentire toccate. Alla Juventus ci sono delle pressioni, è pronto, ma che domanda è? Ma cosa può risponderti? No, non me la sento, è lì, sta facendo la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore della Juventus. È stato un grande piacere la visita di Elkan, la pressione è uno stimolo in più, la responsabilità di allenare un grande club giorno dopo giorno, partita dopo partita per fare bene il nostro lavoro. E cosa deve risponderti? Ma leadership e carisma. Vlahovic è anche un leader. E allora Thiago Motta dice, attenzione perché la critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Sono assolutamente d'accordo con questo. Vlahovic è un grande calciatore. Il talento ha bisogno di spirito di squadra. Quando poi funziona, questi giocatori emergono da soli. Tanti giocatori con la squadra che funziona faranno una grande stagione. Quindi mette al primo posto non Dusan Vlahovic. Cioè, non mette un calciatore, anche se è il giocatore che guadagna di più nella rosa. Magari quello col valore mercato più alto, il più talentuoso, non vuole mettere nessuno davanti. Lo spirito di squadra, quando la squadra funziona, anche i giocatori funzionano. Questa è la grande rivoluzione di Thiago Motta rispetto agli ultimi 3 anni. Cioè, siamo passati dalla Juventus virtuale che non possiamo mettere in campo perché ci mancano Chiesa, Di Maria, Pogba e Paredes, a spirito di squadra. I giocatori faranno una grande stagione se saranno tutti dentro a un contesto di squadra. Cambiato il mondo, ragazzi, il giorno e la notte, bianco e il nero, lo yin e lo yang, il nord e il sud, l'est e l'ovest, il pari e il dispari, non me ne vengono in mente più altri, la luce e il buio. Gasper e Mourinho, allenato da entrambi, grosse contrapposizioni, cosa ha preso da uno e cosa ha preso dall'altro. Vincere è un concetto che condivido, poi col passare del tempo andremo ad allungare il concetto,
non so cosa volesse dire, sono sincero. Mu e Gasperini sono capaci, hanno fatto molto bene in carriera e sono stato fortunato ad aver lavorato con loro e con tanti altri allenatori e giocatori che mi hanno migliorato e mi hanno fatto imparare. Ringrazio tutti loro, ho preso un po' da ognuno di loro, ma io ora ho la mia idea per andare avanti e con questa idea sono convinto che faremo molto bene. Bravo, niente scimmiottare, cioè bisogna essere consapevoli, bisogna essere decisi, bisogna sapere cosa si vuol fare. Bene così. Chiesa è un giocatore di qualità? E Thiago Motta sui singoli taglia veramente corto, non ha voglia di parlare dei singoli, sa che sono discorsi inutili in chiave mercato che possono anche diventare complicati, perché se dici una mezza parola allora dice: giunto l'ho detto che qui il livello è alto, abbiamo solo giocatori forti e quindi vale anche per lui. Chiesa destinato a uscire molto probabilmente, è giusto che non si spendano parole. Il capitano del Bologna è stato itinerante, sarà così anche qui? Oggi abbiamo un grande capitano, che è Danilo. Vorrei già averlo con noi, ma ha bisogno di riposare ed arrivare al pieno della sua energia fisica e mentale. Poi quando saremo tutti insieme valuteremo le situazioni nel momento adeguato. Oggi sono contento di avere un capitano come Danilo e spero che arrivi presto. Risposta politica, perché secondo me a questo punto la Juventus discuterà la possibilità di cambiare il capitano, che ufficialmente rimarrà Danilo, ma secondo me in alcune gare potremmo vedere la fascia sul braccio di qualcun altro dopo questa risposta. Magari mi sbaglio. Dildiz cosa ne pensa? Dove lo vede in campo? L'ho visto 2 giorni fa. Mi è sembrato un ragazzo fantastico, ma me ne avevano già parlato. In campo può fare qualsiasi ruolo, con voglia, disponibilità e volontà di crescere. Con il talento che ha può solo migliorare con la squadra. Ancora una volta la parola squadra. Non è Vlahovic, non è Yıldız, non è Chiesa, è la squadra. L'inserimento di Sulé, vuole continuare ad allenarlo? Oggi fa parte del gruppo e si sta allenando bene. Come ha detto Giuntoli, un giocatore della Juve, e posso solo dirvi che si sta allenando bene. Che cosa volevate sentirvi dire? No, guarda, lo stiamo trattando, va via, va alla Roma per 28 milioni più 3 di bonus. Cioè, è l'allenatore della Juventus. A me dispiace che in questa conferenza stampa ci si sia concentrati sui giocatori singoli. Non ha senso parlare di Chiesa e di Sulé. Mi perdoneranno i giornalisti che hanno fatto queste domande, ma non ha senso. Delle due aveva più senso domandare a Thiago Motta che tipo di calcio voleva fare, da che modulo a ripartire, la difesa 3, la difesa 4, come interpreta i giocatori dietro la punta, se sarà un modulo fluido, se si imposterà 3. Di questa roba non si è parlata, ma neanche alla lontana, proprio non si è neanche sfiorato l'argomento. Boh, occasione persa secondo me da questo punto di vista per l'informazione sportiva italiana, veramente occasione molto persa, perché c'era la possibilità di farlo e sicuramente Thiago Motta sarebbe stato ben contento di rispondere e di discutere il pallone. E invece vabbè, ci arriveremo. Poi domanda interessante: c'è un rapporto di spogliatoio negli anni con Rabiot, ma vi siete sentiti telefonicamente? E qua Thiago Motta è stato molto duro, mi è sembrato quasi infastidito. Da amico sono molto contento se Rabiot sarà felice altrove, lo conosco da tanto tempo e gli auguro il meglio. Glaciale, veramente glaciale. Probabilmente si è un po' legato al dito questa scelta di Rabiot e questo suo procrastinare in attesa della risposta da dare alla Juventus, finché la Juve non si è stancata e l'ha salutato tramite Cristiano Giuntoli. Sarà la stagione più lunga di sempre. C'è una particolare competizione che avete voglia di affrontare? Ce ne sarà una sopra le altre, il campionato, la Champions? Partita è partita. Ecco, partita e partita è una risposta bellissima, sono tutte importanti, serve la motivazione indipendentemente dall'avversario e dalla competizione, dobbiamo solo concentrarci nel prepararci bene. Cioè questa conferenza stampa è stato un continuo Thiago Motta che continuava a mettere in primo piano il lavoro, la preparazione, la fatica, il sudore. Queste sono le qualità che poi ti porteranno, ti aiuteranno durante la stagione, sono queste. Cosa manca alla Juve per lottare per lo scudetto e qual è il trequartista ideale? Dobbiamo prepararci sulla preparazione ed essere pronti ad affrontare ogni partita. Per me i centrocampisti devono saper fare tutto. Difendere, attaccare, andare al contrasto, fare gol. Abbiamo solo giocatori forti qui dentro. E i centrocampisti che avremo a fine mercato potranno fare tutto. Per quello dicevo, diavolo, andiamo a fargli una domanda specifica su come ha intenzione di programmare la squadra, come ha intenzione di metterla giù. Dato che i centrocampisti possono fare tutto, che cosa significa? Quanti saranno? 2? 3? 2 più 1? 1 più 2? Quanti sarà? 1? 0? 57?
chiediamogliele queste cose, come ha intenzione di schierare, no, niente, questa non glielo chiediamo. Rinnovo Miretti, è un giocatore che può migliorare su tutto, giovane e ottimo, è concentrato sul lavoro, che è la sua priorità, non ha firmato un contratto, ha firmato la responsabilità di giocare nella Juve. Devo mordermi i polsi quando ha detto una roba del genere. Che bella risposta, cazzo. Non ha firmato un contratto. La responsabilità di giocare nella Juve. Bravo. Davvero bravo. La Juve è piena di giocatori moderni. Tutti quelli che abbiamo qui dentro sono forti. Non lo dico solo per dirlo, sto aspettando gli altri. Ho detto che dobbiamo essere duttili. Qui siamo in tantissimi. Altro che gli altri, c'hanno i giocatori più forti, mi manca questo che è forte, voglio quell'altro, questo qui è stato fuori. Tutti sono fortissimi. Qui dentro sono tutti fortissimi. Poi è ovvio che non pensi che ogni giocatore è uguale a quell'altro, ci mancherebbe altro, soltanto un pazzo potrebbe dirlo. Però è giusto partire dal presupposto che la Juventus ha una rosa forte. Douglas Luiz è un grande giocatore, abbiamo fatto un grande lavoro per averlo con noi, ha fatto una stagione importante andando in Champions con una squadra non scontata inizio anno, ha fatto gol e ha giocato ogni partita, è completo e si adatterà facilmente nel nostro gioco, a centrocampo lo vedo sia più alto che più basso e deve essere in grado di cambiare i ruoli anche durante la partita, poi in base alle squadre che andiamo ad affrontare può fare anche il difensore, non letteralmente, cioè non che lo metti difensore centrale, però durante la partita in determinati contesti ci sarà bisogno di qualcosa in più da parte di Douglas Luiz, questo sì, e quindi questa è la lettura di Thiago Motta, interessante perché lo vede comunque anche sulla tre quarti, volendo potrebbe schierarlo pure lì, magari in un 4-1-4-1, chissà, vedremo. Bastano questi colpi di mercato, i quattro che sono arrivati più Thiago Motta, per colmare il gap con l'Inter? Il passato rimane lì da guardare, ma non pensarci più. Io penso da oggi in poi, concentrazione totale, prepararci bene e quando inizieranno le partite dobbiamo essere pronti al massimo per competere ad ogni livello. Grazie signore, grazie. Grazie signore, grazie. Altro che mi serve quello, quell'altro, il gap, sono più forti, noi siamo più deboli. Questo, lavoro. Poi col lavoro vediamo dove possiamo arrivare. Non significa che sono più forti, sono più scarsi, noi siamo più deboli. Ci guardiamo poi, sarà al campo a raccontarci questa storia. E Cobb Mainers le piace? Non è un mio giocatore e non parlo di giocatori di altre squadre. Anche qui risposta da 10-0 di Thiago Motta. Calciomercato, baby. Non dobbiamo sbilanciarci. Quando le cose saranno fatte, nel caso ne parleremo. Quanto ci vorrà per vedere la sua Juve, dato che ci saranno tante partite, non ho ancora tutti i calciatori a disposizione, fra un mese si comincia, Thiago Motta dice, oh, ascolta, hai detto solo cose negative. È così, bisogna guadagnarsi le cose senza alibi. Noi siamo pronti per affrontare e preparare ogni situazione con tanta positività della serie, non stiamo qua a parlare delle robe negative. Parliamo delle cose positive, non servono alibi, cioè non ha senso mettersi lì a parlare di alibi, serve lavorare. E in base al lavoro vediamo dove arriviamo. Questo è. La stagione è lunga, ok? Anzi, scusate, ne ho saltata una. Cosa cambia in preparazione, durante la preparazione, dato che ci sarà il mondiale anche a fine stagione? È una stagione nuova per tutti, ma non cambia niente. La preparazione è sempre la stessa, dobbiamo essere pronti alla prima stagione ed essere pronti partita per partita. La stagione è lunga, quanto aiuteranno i ragazzi della Next Gen? E dice, bella domanda, daranno tutti una grande mano sicuramente. Saremo 23-24 titolari e ci sarà una grande concorrenza sana tra di loro di settimana in settimana per vedere chi sarà il titolare. Asic, le piace? Cosa le ha dato in allenamento? Molto interessante, sono contento. Oltre alla sua età, ma guardo poco l'età, ma guardo il presente, si sta allenando bene. Grande forza fisica, buona tecnica, ma soprattutto pronto mentalmente. Vedremo, dipenderà soltanto da lui. Le prime impressioni che abbiamo in casa un giocatore importante o comunque che può diventare importante. Anche qui, dal giorno alla notte, abbiamo parlato fino all'anno scorso di sì, però i giocatori giovani devono fare la gavetta, devono fare l'iter, anche se, ma questo non, bisogna scendere dal piedistallo e tutte queste robe qui. Ah, non guardo l'età, non mi interessa, guardo al presente quello che mi possa andare. Ragazzi, sarà un viaggio lungo, ve lo dico perché sarà un viaggio lungo, perché per cambiare totalmente quella che è stata una mentalità per quasi una decade
ci vorrà del tempo. Ma Thiago Motta non mi è sembrato minimamente preoccupato, anzi mi è sembrato volenteroso di iniziare a lavorare e con veramente una grandissima disponibilità a fare fatica. Voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. È stata una bella conferenza stampa senza particolari fronzoli, non è stata una conferenza stampa di quelle da social in cui ci sono delle magari delle risposte che no, conferenza stampa seria, cioè ho avvertito veramente della serietà. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.